Perché no? Ma la riforma della Costituzione è un passaggio molto importante per una qualsiasi nazione. La Costituzione è una cosa molto seria. Fu già cambiata in Italia nel 2001 e fu cambiata per motivi politici, cioè perché la sinistra cercò di prendere un po' di voti di questa Italia del Nord federalista che si riconosceva nella Lega, e si fece una riforma confusa, una riforma che introdusse questa confusione di competenze tra Stato e Regione, e ci ha portato 15 anni di contenzioso e di confusione istituzionale. È una dimostrazione che non tutte le riforme sono buone. Ci possono essere delle riforme buone e ci sono delle riforme cattive. Quindi la cosa più importante per qualunque decisione si debba prendere il 4 dicembre è studiare che cosa stiamo andando a cambiare. Perché io sono d'accordo con Franceschini, non bisogna votare pro o contro il governo. Questo devo dire che è stato Renzi che ha messo sul tavolo se stesso, e tuttora, nonostante abbia negato questo, sta mettendo sul tavolo se stesso. Io penso, lo dico veramente, perché poi fra di voi ci sarà chi è per il sì, chi è per il no. Non litigate, cioè questa è una riforma, le riforme costituzionali devono unire, non devono dividere. Possiamo essere di parere diverso, ma come vi ha detto Pier Obama, che l'ha detto, il 5 di dicembre sorge il sole e si vivrà normalmente, non abbiamo davanti a noi il destino futuro dell'Italia, abbiamo davanti a noi una riforma costituzionale. Credo che nel corso di questa ora avrò modo di spiegarvi perché secondo me bisogna votare no. Ma il motivo fondamentale è che nelle nostre istituzioni c'è già molta confusione. Non c'è responsabilità in capo ai vertici delle amministrazioni pubbliche, presidente del Consiglio, presidenti delle regioni, sindaci. C'è un modello molto confuso, ed è un modello purtroppo che questa confusione non ci dà la possibilità a noi cittadini di capire veramente di chi è la responsabilità, se le cose vanno bene o se vanno male. E soprattutto ci sta dando un sistema di governo e un sistema istituzionale che pesa moltissimo sul nostro processo decisionale. E allora, dopo tanti anni che pensiamo che questa Costituzione debba veramente cambiare, pensiamo che sia giusto che la riforma sia una riforma fatta bene, che metta ordine nelle nostre istituzioni, non più confusione. Ecco, questo è il motivo di fondo. Poi immagino che avremo modo di parlare nel merito.